Dicono che la storia è zio, che bello qua. Esci, che hai mangiato? Ah, zio, ma 8 ore fa ho mangiato. E che vuol dire? Non bisogna mangiare mai. Anzi, a proposito di mangiare, che dici se andiamo a farci un chips, uno snack e uno sgrex? Eh? Ogni occasione è buona per andare da Hard. Hard Discount. Tutti i prodotti che vuoi a prezzi davvero snacks. Una delle cose più belle della vita per me è che guardiamo sempre oltre. Mi piace questa evoluzione costante. Progrediamo ogni giorno. Scopriamo nuove tecnologie emozionanti. E diamo un nuovo senso a chi siamo e a come viviamo. Perché in fondo siamo noi a dare forma al nostro futuro. E il vostro come sarà? Bentrovati amici, eccoci l'appuntamento con l'informazione di Teleblea. Oggi sono un po' dispiaciuto, vi devo dire, dal punto di vista proprio della nostra emittente, perché come vi racconto da circa 2 mesi stiamo cercando di ottenere l'autorizzazione per accendere un ripetitore su Ragusa. Ringrazio il sindaco per la collaborazione che ci ha prestato immediatamente, è stato disponibilissimo perché la legge prevede proprio che siano le amministrazioni comunali a fare queste richieste, però dopo 2 mesi di lavoro ci sono sempre problemi, la RAI dice che la rete è incompatibile con il nostro trasmettitore, o meglio con il fatto di mettere un trasmettitore su Ragusa, e la portano alle lunghe. Io devo dire che davvero sono molto molto deluso dal fatto che la RAI non capisca che facendo così molte emittenti, la mia ma anche gli amici di Genova, di Caltanissetta, hanno lo stesso problema di mancanza di copertura. Però vi assicuro che io continuerò a combattere, è una mia prerogativa, da 47 anni combatto sempre per ottenere quello che mi tocca come emittente televisiva, e farò lo stesso fino a quando mi sarà possibile. Allora, però, vi dico che oggi ci sono anche tanti altri sistemi per trasmettere. Intanto volevo precisarvi questa piccola cosa tecnica che per noi è molto importante, ma anche per voi. Tutti hanno un telefonino, tutti hanno anche addirittura il sistema di poter passare la televisione su, cioè internet sulla propria televisione. Ma se vi siete persi il telegiornale o se volete vederlo sul telefonino, voi dovete andare, oltre che su Facebook, anche sul sito teleblea.it. Quando premete il sito vedrete questa immagine, qui siamo in tempo reale. Basterà quindi aprire Teleblea e, scendendo giù, vedrete questa freccia nera che è quella dello streaming in diretta. Non lo premiamo ora perché non vedreste me in questo momento, ma sarebbe una cosa registrata perché questo spazietto è registrato. Scendendo giù, ogni giorno vedrete caricati, ferma,
caricati su questa pagina i servizi del giorno prima. Ieri abbiamo fatto vedere Schifani, Di Pasquale, Consiglio Comunale di Vittoria, l'onorevole Chesseri, e sono i servizi da soli che quindi potrete vedere senza andarvi a subire tutto il telegiornale. Vedete, andando avanti vuol dire indietro, troverete i servizi dei giorni prima, dei giorni precedenti, da Pozzallo, la politica regionale, tutti i servizi uno dietro l'altro. Cliccandoli potrete andare a vedere tutto il servizio da solo, senza vedere tutto il telegiornale. Scendendo ancora, quelli sono i servizi, ma scendendo ci sono le interviste. Tutte le interviste che vengono fatte da Teleiblea, ieri per esempio c'erano i gemelli del presepe vivente, Ciccio Aiello, anche l'amico Peppe Lizio lo consideriamo un'intervista, l'Avis con Bussetti e così via. Andate indietro, ci sono 5 anni di servizi, e scendendo ancora alla fine ci sono tutti i commenti del direttore. In pratica tutto quello che dico io durante il telegiornale a pezzi lo potete trovare lì. Il Natale, il commento sul Natale, sulla politica regionale, sul bonus del 110%, sono tutti a pezzetti, quindi ve li potete sentire a poco, cioè mi interessa l'intervista fatta al sindaco e la trovate lì. E infine, scendendo ancora, ci sono tutti i telegiornali, giorno per giorno, telegiornale 30 novembre, 1 dicembre, sono messi al contrario, 29 novembre, 28, tutti i telegiornali per intero. Se voi cliccate un telegiornale, possiamo fare la prova, se cliccate su un giorno qualunque parte il telegiornale, vedete lì con quella pubblicità e tutto quello che è stato fatto il 25 novembre dalle 9 fino alle 10 e qualche minuto. Ecco, quindi amici, due volte Mario Papa è un po' troppo, leviamolo per favore. Questa è la sfilata del 25 di novembre, la giornata contro la violenza delle donne. Quindi, pur deprecando quello che sta facendo la RAI, ma vi assicuro che la battaglia la continuerò senza dubbio, pur dicendo che è una infamia quello che stanno facendo, vi consiglio di abituarvi anche a seguirci su internet. Attenzione, noi paghiamo circa 38.000 euro l'anno per trasmettere, il fatto che non si veda a Ragusa è un vero e proprio ladrocinio nei nostri confronti, quindi non è che ce lo fanno gratis, noi paghiamo 38.000 euro l'anno, quindi è veramente una vergogna pensare che ci vedono bene a Lampedusa e non a Ragusa. Ma voi potete collegarvi con teleiblea.it e vedere il telegiornale in diretta streaming, pezzo per pezzo, tutti i telegiornali, tutte le interviste, e credo che sia un servizio veramente eccezionale. Per spezzare questa parte che voglio poi postare sulla mia pagina e farla girare per promuovere questa situazione, vi mando in onda un brevissimo servizio a livello nazionale, perché parliamo dei problemi che c'ha Giorgia Meloni, non ce l'ha solo Mario Papa i problemi, anche Giorgia Meloni, vediamo. Sulla manovra il governo corre contro il tempo. Sul piano nazionale di ripresa e resilienza però il rischio di rallentare il passo fino ad inciampare è sempre più concreto. È la voce dell'esecutivo, i ministri dell'ambiente, Pichetto Fratin, delle infrastrutture, Salvini, che lanciano direttamente l'allarme. I costi sono aumentati e questo pone alcune opere a rischio. Un problema in più per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del suo governo. L'Europa ammette ritocchi, è vero, a patto però che le promesse vengano mantenute. Conosco le difficoltà. Se ci sono dei ritardi vanno affrontati. Penso che il principale impegno di qualsiasi governo europeo oggi, soprattutto dei governi che hanno poco spazio fiscale e quindi che usano i PNRR per dare un po' di spinta all'economia, il principale impegno sia quello di cercare di rispettare scadenze, obiettivi, eccetera. Si può fare se ci sono dei cambiamenti, dei ritocchi. Sul fronte della manovra il ministro dell'economia Giorgetti rivendica il coraggio di scelte che avranno pochissimo tempo per essere aggiustate. Forse superbonus e opzione donna saranno riviste, ma il margine politico e di cassa per cambiamenti è davvero ristretto. L'opposizione conferma la sua bocciatura della manovra. Pressati dalla legge di bilancio, dalle urgenze della politica, dai vincoli europei e dalla nostra coscienza,
abbiamo scritto una legge di bilancio positiva che io penso, credo, risulterà utile all'Italia. Abbiamo incontrato i rappresentanti delle piccole imprese, i rappresentanti di Confindustria, i rappresentanti dei sindacati. Noi siamo confermati, usciamo confermati da questo incontro nel nostro giudizio negativo sulla manovra economica del governo, una manovra economica senza visione. Intanto il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'unanimità al decreto che estende fino alla fine del 2023 l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore dell'autorità governativa dell'Ucraina, previo naturalmente l'atto di indirizzo delle Camere, un atto in perfetta continuità con il governo precedente. Alessandro Tabacchi. Anche il Premier ha i suoi problemi, perché è chiaro, ora quando si cerca di vincere, siamo tutti insieme. Quando poi si vince, ognuno fa i suoi distinguo, ci sono delle cose particolarmente delicate da discutere, ma non c'è dubbio che noi abbiamo dei problemi molto seri per quanto riguarda l'aumento dei costi. Beh, non c'era bisogno che ce lo dicevano loro, bastava che venivano con me al supermercato, non vi dico il nome perché, ma in un qualunque supermercato si sarebbero accorti che i prezzi sono aumentati, ma sono aumentati in modo pazzesco per quanto riguarda le grandi opere, perché se già per quanto riguarda la Ragusa-Catania, che attenzione, non sappiamo bene come va a finire, si è dovuto rifare il bando di gara perché le ditte che dovevano partecipare hanno chiesto che ci fosse una rivisitazione dei prezzi, perché giustamente non si può partecipare a un bando con i prezzi del 2019 e fare oggi con i prezzi del 2022, non si può fare. Quindi si sono accorti che i prezzi sono troppo alti. Come si deve fare? Io sono dell'idea che è vero, c'è l'inflazione, ma bisogna intervenire. Ieri abbiamo visto quell'operazione della Guardia di Finanza che ha scoperto una truffa di 115 milioni per quanto riguarda il bonus. Non è quei 115 milioni, se fosse vero, non ve lo so dire poi come vanno a finire le cose, ma il fatto è che nell'operazione del 110% i prezzi sono andati a crescere in modo esagerato perché c'era la speculazione, perché naturalmente le ditte hanno detto: ah, ma siccome io ti regalo la facciata, ti regalo il cappotto, però il prezzo lo dobbiamo alzare perché io devo guadagnare di più, dice la ditta, devo andare in banca, ma fare prestare i soldi, poi ci appaiono gli interessi, allora l'infisso, ho detto ieri, che costava 200 euro in fisso, ora ne costa 600, ah, ma la qualità, sì, ma costa 600, quindi è vero che c'è l'inflazione, ma se il Premier mandasse un poco di Guardia di Finanza in giro per certe cose, non sarebbe male, non sarebbe male, questa è assolutamente una cosa da dire, va bene, quindi problemi ne hanno tanti. E poi c'è il problema della, diciamo, dell'energia. A proposito di energia, si è trovata una soluzione che avevo detto io, vabbè, c'è quella per la Lukoil, ma tu chi sei? Io avevo detto che l'unica cosa sarebbe stata quella di nazionalizzare la Lukoil. Non è stata nazionalizzata nel senso che se la sono presa direttamente, ma hanno fatto un'operazione che in pratica permette di nazionalizzarla per un anno, cioè per un anno la Lukoil sarà gestita da un commissario dello Stato. Questo permetterebbe in qualche modo di bypassare l'operazione del blocco dell'importazione del petrolio e quindi si piglierebbe da altri posti, e a quel punto i 10.000 persone che fra indotto e dipendenti orbitano sulla Lukoil saranno al lavoro. È una gran, c'è un respiro profondo, cioè proprio
devo dire che ci hanno salvato da una debacle pazzesca. Vi rendete conto cosa sarebbe stato se 10.000 persone in Sicilia ce le saremmo trovate senza lavoro dalla mattina alla sera, con diciamo gli ammortizzatori sociali che non avrebbero mai potuto permettersi di mantenere tutto questo. Quindi questo almeno in qualche modo si è salvato. Poi la regia ha fatto vedere il gas, ma perché? Perché ieri il presidente Schifani, nella sua prolusione, nella sua presentazione all'assemblea regionale, lo vedete, ha parlato parecchio, ha parlato di tante cose, ha parlato anche del ponte sullo stretto, dice che lui ha avuto contatti, non vi preoccupate, lo faremo, cavoli suoi, io avrei preferito, l'ho detto, più qualche treno in più piuttosto che il ponte. Però si è parlato anche della questione energetica. Favoriamo tutto quello che volete voi per quanto riguarda il fotovoltaico, l'eolico, quello che volete voi, però dice giustamente il Presidente, ci sono delle iniziative che riguardano le stazioni di gas e noi questo lo sappiamo. Per esempio Cassiopea, che è questo luogo, questa azienda che estrae gas davanti a Gela, e l'ha detto il Presidente, può garantire 40 miliardi, cioè cose che servono moltissimo, ma non solo quello, ci sono anche alcune iniziative nel nostro territorio che andrebbero a favorire territori come Monterosso, Giarratana, Chiaramonte, dove sappiamo che esistono giacimenti di gas che possono essere facilmente sfruttati, e questa sarebbe un'altra risorsa importante per il nostro territorio. Lo dico per esempio per gli amici di Monterosso certamente c'è questo, lo stesso vale per Giarratana, luoghi dove la nostra emittente invece si vede, non si vede a Ragusa Superiore, ma si vede a Monterosso e a Giarratana. Quindi lì ci sono grosse realtà che permetterebbero una sia le royalties sia anche i prezzi bassi per i cittadini. Quindi seguiamo questo filone che è importante. Poi c'è il filone del turismo. Allora, ieri mi hanno intervistato, ho chiesto io di non essere citato con altre, diciamo, qualifiche, perché ora non è che mi voglio vantare, ma io nello stesso tempo sono stato tanti anni all'azienda per il turismo, ho il cartellino di esperto del turismo firmato allora ai tempi di Totò Cuffaro, non nominato dalla regione, sono direttore tecnico dell'agenzia, quindi ho anche questa qualifica, lavoro in qualche modo anche in un'agenzia di viaggi, mi considero un esperto, ho realizzato tante cose, il distretto turistico, i primi voli da Covid, insomma credo un po' di capirne. E oggi c'è stato questo articolo nel quale vengo citato, che praticamente fa capire quali sono le nostre reali esigenze. Io lo vado a prendere prima che poi magari anche dalla regia si scordano di averlo, che è stato proprio qui, ecco, lo faccio rivedere, non so se ce l'hanno, eccolo qua, allora, poi magari si perdono. Allora, questo articolo che è stato pubblicato sulla Sicilia fa riferimento a quelli che sono i veri problemi del turismo nel nostro territorio, perché noi vogliamo parlare, vogliamo dire, eccolo qua, grazie regia. Allora, bisogna mutare i piani regolatori per costruire nuovi alberghi. Allora, quando loro si ammazzano per i piani regolatori a Ragusa, dove c'è qualcuno che interessa, ma se noi vogliamo che vengano più turisti, considerate che il Club Med probabilmente quest'anno non apre, ma non perché mancano i turisti, ma perché tecnicamente ci sono delle enormi difficoltà, ristrutturazioni, affitti, contratti che scadono. Ma noi dobbiamo dare
alla gente, a questi turisti, dobbiamo dargli la possibilità di trovare il posto. Provate a trovare posto voi il 10 di agosto a Marina di Ragusa, ma neanche se lo sognano, perché gli alberghi uno, due, ma poi che numeri hanno? E la gente in estate viene per il mare, non c'è niente da fare, allunghiamo le nostre stagioni, facciamo in modo che qualche sindaco capisca che l'estate finisce ai primi di novembre, come è stato quest'anno, forse anche dopo dei primi di novembre, ormai con questi cambiamenti climatici, e facciamo diventare questa nostra provincia che ha 90 km di costa, dei quali penso che almeno 30-35 sono distrutti e rovinati dalle serre. Facciamo in modo che si possano rottamare. I comuni devono fare questo. Il comune di Santa Croce Camerina, ci vedono a Santa Croce Camerina, quindi chiedete che tutte quelle serre abbandonate vengano rottamate. Paghiamogli, diamo però spiaggia, facciamo in modo che con il rispetto, con i 100, 200, 300 metri, tutto quello che volete voi, possano sorgere degli alberghi capaci almeno di ospitare un charter, perché anche questo dobbiamo fare il conto. Come cavolo le portiamo le persone qui? Avevamo un aeroporto, ma però su Mangiarro, proprio quei quattro che ora parlano di turismo, se lo sono mangiato, come facciamo a portare le persone qua? Charter, ma ogni aereo porta 200 persone, dove le fai dormire? I spatti 25 a Ibra, no, dobbiamo portarli tutti nello stesso. Allora se non cambiamo così, amici, il turismo sarà sempre un raccontino. Quello che ha Ibla si dia perché l'albergo è a costa e qua là. Dice, ma quelli sono grandi numeri, noi vogliamo il turismo d'élite. Fatelo, fate il turismo d'élite, che problema c'è? Ma non vi lamentate, quando vengono 20 persone invece di 20.000. È così. E poi, attenzione, non si può più fare, io qua mi rivolgo ancora una volta al sindaco sulla questione del piano strategico. Ma che piano strategico fai oggi? Che non sai neanche se l'anno prossimo, non ti dico c'è una guerra, no, non voglio, ma non sai bene cosa può accadere l'anno prossimo. Allora facciamo le cose guardando molto al nostro turismo di prossimità, guardando molto a dove possiamo arrivare con gli aerei, ma senza andare a fare piani strategici, perché guarda, non servono a niente, solo gli sciocchi si fanno prendere in giro da chi viene con delle carte e dice... Che è il piano strategico, 70.000 euro. Ah, così l'ho visto fare queste cose nel passato. E siccome appunto oggi è venerdì, guardatevi l'intervista. Dai rigogliosi pascoli degli Iblei, dalla laboriosità dei casari, dalla trasformazione del latte intero crudo prodotto nei periodi di pascolo con essenze spontanee, dalla lavorazione artigianale della pasta filata, nasce il Ragusano DOP, formaggio tipico con denominazione di origine protetta, sottoposto ai controlli che ne assicurano la massima sicurezza alimentare. Certificato, rintracciabile e garantito, raccomandato dal Consorzio di Tutela, riconosciuto dal MIPAF. Lo trovi nelle salumerie e nei punti vendita. Scegli il Ragusano DOP e sai cosa mangi. Un vecchio film diceva, aveva come titolo, cioè, per fortuna è venerdì, nel senso che uno arriva a venerdì, poi finisce le ambasce della settimana e sabato e domenica e poi ricomincia lunedì, cioè, purtroppo è lunedì. Noi diciamo per fortuna è venerdì perché riusciamo a coprire un quarto d'ora, 20 minuti del telegiornale con l'intervista a Cesare e quindi travagliamo ciupicca. Questa è la verità. Cesare, ti vedo splendente oggi anche la fronte. Sì, ho aggiustato il ciuffo. Ho aggiustato il ciuffo.
Allora, vabbè, dico, come ogni venerdì parliamo del comune di Ragusa. Devo farti notare che qualche giorno fa, appunto, il sindaco ha detto: ma se voi fate, avete degli ospiti fissi, no? Tipo Cesare, Lizio, che però non sono, cioè, non mi guardano con buon occhio. Tu pensi che no, non è. Buonasera a te telespettatori. Purtroppo questa è una linea di convinzione che esiste. Però io posso. Ma noi facciamo commenti. No, però io posso dire che, a differenza di quelle dell'opposizione che si vantano di fare opposizione costruttiva e cose di questo genere, se delle critiche faccio all'amministrazione è perché vuol dire che questa amministrazione fondamentalmente mi piace, vorrei che facesse delle cose giuste, o quantomeno vorrei che non ci avesse deluso rispetto alle promesse iniziali, rispetto a quello che tutta la città si aspettava. E comunque non hai secondi fini, nel senso non ti vuoi candidare a sindaco. No, io non sono fra quelli che mi voglio candidare. Fra le altre cose, io ho più volte specificato che contro il sindaco in particolare non ho niente. Quello che lo rovina è tutto l'entourage. Oggi è successo un caso eclatante, il sindaco ha fatto il suo posto, stiamo mettendo le luminarie natalizie, fotografia, e la fotografia invece si riferiva ai lavori che stava facendo un privato per mettere delle luminarie davanti al suo esercizio. Il sindaco poi nel pomeriggio si è scusato in un post mostrando una fotografia dei lavori al corso 25 aprile. Dice: scusate, hanno sbagliato, io mi scuso, però i lavori li stanno facendo tutti. E in un commento, perché naturalmente c'è stato il commento di Enzo Guastella pesantissimo nei confronti del sindaco, vado a cangiare il travaglio, il commento favorevole al sindaco di un ultras del sindaco, che fra le altre cose è mio cugino, che ci disse: bravo, venite a dire l'asse di Pedri e cose del genere, no, venite a dire tutte quelle che commentate, cose del genere. Io mi sono permesso di aggiungere il mio commento e ci disse: il sindaco sarà stato sicuramente in buona fede, perché i lavori per le luminarie ci sono in corso. Il problema è che ha sbagliato fotografie, e questa è la conferma che la piaga di questi 5 anni è stata la comunicazione, è affidata a degli sprovveduti, degli irresponsabili, degli inadeguati sotto tutti gli aspetti. E questo è il caso, è il caso eclatante della cosa. Così come io mi sono scagliato sempre contro l'assessorato allo sviluppo economico, mi sono scagliato sempre per l'assenza di un progetto culturale, mi sono scagliato sempre per l'ecomuseo, per tutti gli esperti che ci sono e che girano attorno all'ecomuseo, ma se uno non può nemmeno fare queste osservazioni, significa essere contro. Il problema è che il sindaco, così come dimostra anche all'interno della sua giunta, la ragione che dice: ci sono solo io, tutto quello che faccio è esatto e cose del genere, ma anche gli assessori lo esatta male. Aspetta Cesare, se no poi pare che, no, io l'ho fatto a mo' di battuta, perché io scherzavamo invece con il sindaco, dicevamo, ma perché no, mi ha detto lui, perché non fai venire uno che è a favore del sindaco? E certo, se c'è uno, fatelo venire. Se usuamo. Con tutto il cuore, noi siamo disponibili, quindi non era una cosa cattiva, non l'aveva detto. Ma lui non l'aveva detto. Ma io non sto dicendo nulla da te, dicendo anzi che se io, diciamo così, spesso mi dico, perché insomma, se dico la comunicazione va male, vorrei che fosse cambiata. Le persone, purtroppo, siccome Schifani è arrivato alla regione, Palermo ha detto che ha dato mandato ai dirigenti di fare rotazione, però queste cose alla fine poi non si fanno mai, e quindi non è che, siccome da noi le cancrene sono al loro posto e nessuno le toglie, il turismo, lo sviluppo economico, la cultura e tutte cose, e nessuno le può smuovere, questi sono i risultati. No, si deve ammettere che non tutto funziona. D'altra parte l'ha ammesso anche il sindaco, che nel corso di questi 5 anni più di una volta ha detto: dobbiamo cambiare passo. Il passo non è stato cambiato, ma il passo non è stato cambiato a tal punto che il programma di Natale, per buona parte, ripercorre quello che aveva fatto Ciccio Barone, i carretti, le luci, il Babbo Natale, i regali, giravolte e furie, siamo sempre là.
Anzi, possiamo dire che determinate cose, il Bosco Incantato, sono le cose che ha fatto Ciccio Barone l'anno scorso. Non c'era bisogno di cancellare Ciccio Barone. Sono cose che ha fatto. Fra le altre cose, con i costi più bassi, che io mi permetto di dire non indifferente, perché spendere per il Natale nell'attuale situazione che c'è di 140.000 euro, se non ce ne sono ancora di più, e cose del genere, per il solito programmino, che poi, come hai detto tu, direttore, un programma da fare rabbrividire, perché ora ho scoperto chi era. Sono tre fogli, perché praticamente è una continuazione. Sì. Non è che sono tre fogli, quelli dell'estate erano fatte Ragusa, Donna Marina, Donna Fugata, uno, Ibla, Donna Fugata, Uno si prendeva un foglio che ci interessava. Invece ora questo invece è tutta una sequenza, 17 dicembre, e ci sono tutti gli eventi del 17, fra le altre cose scritte in carattere minuscoli e cose del genere. Quindi praticamente queste sono le cose che uno, fra le altre, senza promozione, non sulla tua televisione, no, o sul mio giornale, non avrebbe dicendo, senso, né su, anche se noi arriviamo in tutta la città, né su televisione regionale, Catania, Palermo, ma almeno in provincia, perché se non vengono quelle della provincia, non è. Poi tutte queste cose, villaggio del gusto e cose del genere, quattro persone il sabato e la domenica, porteremo le fotografie dove durante la settimana, fra nei corridoi dove sono queste casette, ci sarà il vuoto assoluto. Così come no, non facciamo, diciamo, gli uccelli del malaugurio, però è chiaro che 25 giorni non può tenere una manifestazione con tanta gente. Lo stesso presepe vivente, stanno facendo questo presepe vivente, ma sono 4 giorni, ma poi questo presepe vivente, abbiamo il presepe vivente di Gerratani, abbiamo il presepe vivente dell'Eceomo, abbiamo il presepe vivente di Monterosso, cioè tutto sono presepe vivente. E ciò, visto di questo però mi permetto di dire che secondo me, non l'ho visto, quindi, però so cos'è l'ambientazione. Quindi l'ambientazione è queste cave all'interno che hanno una suggestione particolare, quindi non è escluso che essendo al coperto, che essendo, se il tempo aiuta, no? Se il tempo non lo impede, dicevano gli spagnoli quando c'era la corrida, se il tempo non lo impede o non lo impide, come si dice, dovrebbe essere una bella, può essere una cosa. Certo che è costata 12-14 mila euro, forse anche di non più. Lo so, io non c'ero alla conferenza stampa. No, non per è stato detto, per... ma l'ha detto Ciccio Barone in una sua prolusione. Ciccio Barone, anche io gliel'ho detto personalmente. Ciccio Barone ormai ha chiuso, basta, si è finito. Tutte queste cioè, inutile continuare. No, Ciccio. Inutile continuare, ma chi si sul spettacolo l'ho pensato io. Fa un danno, io. Fa un danno alla sua immagine. Capitolo chiuso, dopo si è finito. Ora. I programmi futuri politici e cose del genere sono altra cosa. D'altra parte mi pare che ha trovato una sistemazione a Palermo, alla regione, si potrà interessare di cose più alte che non il Bosco Incantato, il regalo del Babbo Natale, potrà essere più proficuo, no, per questo, la città. Su perché... questo io credo che tu abbia ragione, ma gliel'abbiamo detto un po' tutti, io credo che la parentesi è chiusa. Una parentesi che è stata volutamente chiusa dallo stesso Ciccio e quindi oggi deve pensare a quello che vuole fare da grande. Ora le possiamo anche parlare cosa vuole fare da grande. Lui che ha modo di stare a Palermo, di girare fra gli uffici, per esempio una cosa che ha detto, cioè ora voglio vedere questo fatto del parcheggio di Ibla, ecco. Che sarebbe ora di saperne qualche cosa, ma poi non c'è solo il parcheggio di Ibla, c'è la Ragusa Catania, ci sono cose che la gente ha dimenticato completamente. Ora prima di Natale magari il famoso comitato ci manderà un comunicato, ci dirà che ci sono gli utenti, ma fino a gara si dovevano fare, siamo arrivati alla fine dell'anno, però non si sa niente e nessuno parla, e nessuno parla, e questa è una cosa scandalosa, perché gli stessi uomini di opposizione che si vantano di essere uomini di opposizione, di fare opposizione costruttiva, sembrano aver dimenticato gli argomenti principali che interessano la città. Sì, allora a questo punto però torniamo a quella che era veramente, diciamo, la... il tema della nostra trasmissione, che sarebbe il Consiglio Comunale. Ma c'è stato il Consiglio Comunale? C'è stato il Consiglio Comunale, che è stato messo in ombra perché dominato totalmente dalle dimissioni del gruppo di maggioranza della consigliera Salone. Ecco, su questo bisogna fare qualche considerazione. Ma questa è una cosa che ha sorpreso molti, ma è una cosa che si attendeva prima o poi.
perché la consigliera Solomone, se non altro, da tempo pubblicamente si è avvicinata a Nello De Pasquale. Quindi la sua posizione nella maggioranza, fra le altre cose, dopo gli attriti iniziali, si deve solo dare atto di una grande dignità della dottoressa Salomone, che è rimasta al suo posto, ha diciamo così, sostenuto la maggioranza, pur con qualche distinguo, con qualche voto contrario, con qualche astensione, però fondamentalmente è rimasta dignitosamente al suo posto. Ora, praticamente, siamo arrivati alla in questo finale, periodo, siccome in questo periodo gli atteggiamenti di Cassì, di prevaricazione nei confronti degli assessori, delle cose, tutta questa pubblicità, stiamo facendo questo, stiamo facendo, capo, stanno facendo cose normali, perché ci cangiare una lamparina è diventato un'operazione di relamping importante o cosa, l'asfalto relamping, sì, la sostituzione, cioè, della relamping, certo, quando cangiare lamparina, i 5 Stelle, il buon Corallo cambiò mezzo paese. Poi io certe volte mi chiedo, ma quanto sono in totale sto lamparine di Ragusa? No, ma la cosa bella è che allora appizzammo quasi 2 milioni di euro che servivano per ristrutturare Piazza del Libertà, Popolo, per cangiare la Piazza Libertà. Piazza Libertà, per cangiare la lamparina. Però poi io mi chiedo un'altra cosa, mi permetto di dire un'altra cosa, certo in nome del risparmio energetico ci dobbiamo inchinare tutte, però io mi permetto di dire che tutte queste vie, questo lampione a LED, sono al buio. Scure. Completamente, non si vede nulla. E a Roma è al buio. Con tutto... Si devono cambiare il nome del cosa energetica e si fanno. Al di là di questo, insomma, c'è allora, anche i commenti che ci sono stati all'atere della dimissione della Salomone, non sono stati teneri. La consigliera Iacono gli ha detto apertamente, dice anch'io, sono molto delusa di questa situazione, non mi piace, però resto al mio posto. La signora Raniolo ha fatto anche i suoi distinguo, mentre ci resse una botta bestiale al Presidente del Consiglio, perché ci disse a questo punto, io non vedo che ci sto a fare come vicepresidente perché non sono tenuto affatto in considerazione. Però là sarebbe meglio che la signora Raniolo se la chiarisce con loro. No, se dimettesse, se ci dicesse non mi fate fare niente, io mi dimetto e mi sto al mio posto. E così non avrebbe questo titolo, e non è escluso che lo faccia. Senti, però siccome è un'altra che vuole mantenere dignitosamente... Sì, la facciamo lunga, però, cioè, perché già 10 minuti abbiamo fatto. Però, quando si dimette là, che tu vedi nelle immagini, la Salomone, e facendo un po' i conteggi, considerando oggi che manca del tutto, ecco, la maggioranza, considerando che io so che ci sono precise azioni di strategia per rompere ancora di più questa maggioranza da parte, no, di, vabbè, di le azioni, le strategie lasciamole stare, c'è il fatto che ci sono 13 di opposizione e 11 di questa così ex maggioranza. Fra le altre cose, per un atto come il piano regolatore, ammesso che ancora il sindaco voglia portarlo in consiglio, perché c'è chi dice già che si ritireranno in buona per non affrontare la debacle, però quando si affronterebbe il piano regolatore, due consigliere sarebbero incompatibili, quindi sarebbero 9. Ci sono tutti i termini perché si possa costituire un fronte compatto delle opposizioni, cosa che però io non ci credo, perché in questi 13 ci sono soggetti per me totalmente inaffidabili. Qualcuno non solo inaffidabile politicamente, è anche inaffidabile, cioè, come qualcuno persona. Qualcuno che poi alla fine dei capo, qualcuno che alla facilmente... fine, tant'è. Che difficoltà maggiori ci sarebbero per costituire questo fronte 1 dell'opposizione per il bilancio. Perché per il bilancio, in nome del bene della città, del bene comune, e in cambio del tozzo di pane rappresentato dall'approvazione di 2, 3, 5 emendamenti, la gente si venderebbe totalmente. Motivo per cui, tant'è che oggi considero del tutto ridicolo, oggi non ho fatto, non ho avuto tempo di fare ancora l'articolo, considero del tutto ridicolo l'appello alle opposizioni del capogruppo del Movimento 5 Stelle, ecco, questo che, è chiama dire, a raccolta, che chiama a raccolta tutte le opposizioni per costituire un fronte unico, per andare dal sindaco e dirgli
il bilancio, voi non avete i numeri, il bilancio lo dobbiamo fare insieme, col dirigente, con l'assessore e cose del genere. Tu ti immagini Cassia e Iacono che fanno il bilancio, non c'è una cosa congiungale, no, ma dico congiungale e ferringiele, viene solo da ridere al solo pensarci. E a parte il fatto, cioè, che dovete, poi gente come Giuffrida con Tringali, no, con ma ci sarebbe una farsa napoletana, no? Una cosa irrealizzabile. Ci sarà, e già ci sono le prime mosse, ci sono movimenti che telefonano a qualcuno gli prometteranno qualche cosa in cambio di cose. Ma so anche dall'altra parte, perché so appunto di strategie che stanno cercando intanto di evidenziare le incompatibilità. Beh, quelle sono strategie, cercare, se mi permetti, a più lungo periodo, perché praticamente cercano il fronte comune per la candidatura a sindaco. No, intanto cercano anche qualcuno che sia davvero incompatibile, addirittura anche nella giunta, attenzione. Sì, quindi visto però, mi deve perdonare, possiamo dire, questo della giunta è una cosa molto grave, perché se ci fosse questa incompatibilità nella giunta, che qualcuno cita un preciso articolo di legge, questo qualcuno incompatibile dell'amministrazione non avrebbe nemmeno dovuto partecipare alla riunione di giunta per l'approvazione del testo. Quindi con il suo voto. E quindi sono cose delicate e scabrose. Allora, so che c'è qualcuno che sta lavorando su questo. Sì, ma l'hanno detto ufficialmente, queste sono quelle di generazione che con una. Ma non solo. Allora, ascolta, scusa, a questo punto io ti stavo facendo una domanda. È male fatta. Posso condurre generazione. Generazione. Quindi generazione continua nella sua azione che va a essere finalizzata per la candidatura a sindaco. Allora, fermo restando che non abbiamo più notizie di Ciccio Barone, questo pare chiaro, che non abbiamo notizie di altri tipo Raffaele Schembari. Che il problema è che questi sono al balcone, perché oltre alla candidatura scontata del sindaco, oltre alla candidatura di Schirinà, che senza mezzi termini ambisce. Che però, attenzione, non è uno Schirinà di quelli che. Non è, come si dice a Ragusa, co cognome Gianni. Non è corretto. È uno Schirinà. È uno Schirinà. E praticamente. Tre minuti. Oltre a questi due, praticamente c'è chi vorrebbe costituire. Ecco. Un terzo polo, ma non terzo polo inteso come terzo polo delle opposizioni compatte contro il sindaco, perché un terzo polo delle opposizioni compatte contro il sindaco con personaggi di scarso rilievo, scarso peso, come se ne fanno tanti nomi, rischierebbe solo di avvantaggiare Cassì. Operazione quindi perdente, quindi, in partenza. Tu dici ci sarebbe un terzo polo? No, c'è un tentativo di costituire, che è un tentativo, attenzione, intelligente e portato avanti da gente politicamente intelligente, che non è che è portato avanti da però, tutti questi che scrivono che però, comunicate per appelli, per riuniamoci, per fare. Praticamente c'è una cosa, un appello, un lavoro per costituire un terzo polo che qualcuno vorrebbe addebitare come politico, solo la persona che come politico vorrebbe rivestire questa veste di candidato al terzo polo sarebbe Giorgio Massa. Cioè lui sarebbe candidato? No, lui non, no, la lui gente vorrebbe lui. A trovare. Lui, la gente vorrebbe Giorgio Massa, perché dice Giorgio Massa è l'unico politico che potrebbe guidare un terzo polo. Per andare a finire con Cassino? Lasciamo stare, quindi è un altro discorso. Praticamente Giorgio Massa vorrebbe, altrimenti dovrebbe uscire dal cilindro l'esponente della cosiddetta società civile. Io qua la società, no, però società civile è inteso come una persona che per il suo prestigio, per la sua storia personale, per la sua capacità imprenditoriale, capacità culturale, cosa sarebbe uno che già parte con un consenso bestiale, popolare, di un certo livello, diffuso, di un certo, no, ma un consenso che abbraccia tutti i ceti sociali, per essere chiari. Qualcuno dice, se si volesse presentare uno come Carmelo Arezzo, Umberto Schirinà,
Allora, sono personaggi, mi permetto di dire, di fronte ai quali tutto l'auto scomparisce, mi permetto di dire. Però sono personaggi che partirebbero con un consenso personale però, di Cesare, grande... Allora è vero che in questa città, se non sei Arezzo, Schirena... Sì, ma in effetti in questa città il fascino, allora, vuol dire... il fascino della nobiltà è stato sempre sentito. Però mi permetto di dire che anche in questa giunta praticamente... i nobili, gli Schirinali, Arezzo, cose, si sprecano, insomma. Vabbè. Allora, Cesare, dobbiamo chiudere perché abbiamo fatto 20 minuti e non possiamo andare oltre perché sennò alla gente ci rompiamo troppo le scale. Grazie allora di essere stato in fin dei conti quasi natalizio. Quasi, niente di eccezionale. Grazie Cesare Bruchino, andiamo avanti con il telegiornale. Buonasera a te telespettatori. Lupo Mobili, dai forma alla casa dei tuoi sogni. Da oltre 50 anni Lupo Mobili arreda la tua casa con le proposte delle migliori marche del settore. Nei suoi 1000 metri quadrati di esposizione troverai tutto il necessario per i tuoi ambienti, dalla zona notte alla zona giorno, le cucine, i bagni e tanti complementi d'arredo come lampade e tappeti firmati. Un team di architetti ti accompagnerà dalla progettazione al montaggio con impegno e passione per offrire soluzioni su misura, belle e funzionali che soddisfino le aspettative di ogni cliente. Lupo Mobili in Contrada Conche ad Agire in provincia di Enna. Lupo Mobili, dai forma alla casa dei tuoi sogni. I nostri prodotti raccontano una storia meravigliosa. È la storia delle nostre famiglie. È la storia della nostra terra. La Sicilia. Bene, allora, siccome l'amico Cesare aveva comunque parlato in qualche modo del piano regolatore, non voglio entrare sulla questione candidati, lo faremo in altro momento, però c'è una notizia che riguarda il PD. Che per quanto riguarda il piano regolatore, come aveva detto in passato, ha messo su questo team di tecnici che devono studiare e affrontare i vari temi che fanno parte dei capoversi del piano regolatore che il sindaco di Ragusa intende mettere in campo. Rigenerazione urbana, cucitura delle periferie, tutte queste cose vengono affrontate in modo tecnico e professionale e quindi noi avremo occasione lunedì di parlare anche di questo, visto che purtroppo il piano regolatore, attenzione, io l'ho detto diverse volte, alla gente normale non gliene frega nulla. Perché tante persone, signora, tu, ma chi gliene frega la signora del piano regolatore, chi c'ha una casa sua e basta, non è che c'ha estensioni. Però è giusto sapere che le scelte che fanno le amministrazioni, non questa o le altre o qualunque, poi alla fine sono assolutamente, come posso dire, determinanti per il futuro di una città. Se tu decidi di allargarti da questa parte piuttosto che dall'altra, va bene che farai ricco uno e povero un altro, ma è probabile che sia la parte sbagliata. Chi ha deciso di salire verso nord a Ragusa e non magari andarsene verso Marina di Ragusa? Non lo so, queste sono delle cose che dico io, magari la zona industriale si poteva fare proprio nella zona alta, un cecciuffino e andare verso dove ora c'è la zona industriale a fare più abitativo, che è meglio come tempo e com'è. Ma comunque ormai le cose sono fatte, non se ne parla più. Quindi del PD ne parleremo. Invece c'è una notizia che ci arriva dall'onorevole Nello Di Pasquale, che se n'è andato a Palermo a vedere i vari stand della Coldiretti. La Coldiretti sta facendo una battaglia importantissima e io sono solidale con loro,
un po' come fa Slow Food, ma Slow Food è molto, come posso dire, ristretta nei suoi prodotti, invece una cosa per difendere i prodotti locali. Nello è stato sempre un appassionato dell'agricoltura e dice che ha avuto il piacere di vedere, qua vedete con l'azienda Magazzè, che è un'azienda ragusana, quindi ha il piacere di aver avuto il piacere di incontrare tante ditte del nostro territorio che a Palermo stanno avendo un grandissimo successo. Ragazzi, meglio di così, che vi devo dire? Chiudiamo, non abbiamo la cronaca, se non purtroppo anche oggi c'è stato un incidente mortale in questa sera nella nostra provincia, ma io non seguo bene la cronaca, non vi posso dare altre informazioni. Invece chiudiamo con la questione del Covid, perché è una specie di tira e molla, noi ce lo dimentichiamo, però c'è sempre. E allora dice, ma che lascia stare, mascherine non ce ne mettiamo, ma il Covid c'è. E allora Gianni Papa ha invitato una simpatica professionista per parlare proprio di questo. Io vi ringrazio, vi auguro anche un buon weekend e noi ci sentiamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Questa sera ho, e personalmente mio, ma sicuramente tutti voi, il piacere di avere con me la dottoressa Iole Campo, che oltre ad essere un validissimo esponente della professione sanitaria, è anche il mio medico, quindi me la tratto particolarmente bene. E siccome mi ha appena stamattina fatto, io che sono un signore di avanzatissima età, soggetto a rischio eccetera eccetera, il vaccino antinfluenzale, chiedo proprio a lei, Iole, ma è vero che questa influenza si presenta abbastanza pesantuccia? In realtà sì, abbiamo già rilevato i primi dati dall'Australia che per prima insomma, ci inoltra le statistiche epidemiologiche dell'influenza e viene fuori appunto un quadro un po' più delicato, un'influenza un po' più severa, motivo per cui siamo stati preallertati, abbiamo già iniziato a gonfie vele la vaccinazione antinfluenzale che è partita come campagna ufficialmente ad ottobre e continuerà fino al 28 di febbraio. E la raccomandazione è quella di vaccinare e vaccinarsi, soprattutto se si è fragili, se si ha contatto con persone fragili, con bambini. O se si ha una certa età. Chi fa terapie o comunque e le donne in gravidanza è assolutamente raccomandato in qualsiasi trimestre della gestazione la vaccinazione antinfluenzale. Ovviamente specifica per il paziente, per l'età e per le patologie, perché siamo stati riforniti di vaccini diversi proprio per la tipologia del paziente che andiamo a sottoporre alla vaccinazione, quindi oggi colgo l'occasione. Quindi quello che ho fatto io oggi era un vaccino mirato? Era un vaccino tetravalente perché per fortuna potevamo fare questo vaccino che è un vaccino che copre i quattro ceppi più pericolosi dell'influenza. Ovviamente ne esistono di altri, ne esiste uno adiuvato e quindi che conferisce una memoria immunitaria un po' più rafforzata per i pazienti, soprattutto anziani pluripatologici. Lo destiniamo per esempio ai pazienti che sono ospiti delle case di cura o che sono sottoposti a terapie per cui il sistema immunitario è un po' più fragile e quindi lo supportiamo con dei vaccini che permettono di mantenere una buona immunità. Ma dal suo, come dicono i giornalisti, quelli che sanno tutto, dal suo osservatorio privilegiato del medico di famiglia che ha un contatto in prima linea rispetto alla popolazione di una città, di una zona, sta vedendo effetti, situazioni particolari, parlo in generale in questo momento? In realtà già le prime forme influenzali o parainfluenzali si sono manifestate, per cui stiamo raccomandando di iniziare la vaccinazione anche per darci la possibilità di discriminare l'influenza, la sindrome influenzale classica, da un'eventuale invece infezione da Covid, che purtroppo ancora non. Ora poi parleremo anche della vaccinazione Covid. E quindi no, il vaccino in realtà è esattamente lo stesso quello che abbiamo fatto negli anni passati, darà una copertura ottimale per l'anno che verrà, perché fino a marzo esistono ancora delle forme influenzali. Perfetto, e mi dica, l'altro, quello sul pneumococco, la situazione com'è?
Anche il vaccino dello pneumococco lo somministriamo nella prima e nella seconda dose, perché è un vaccino che va richiamato l'anno successivo con un vaccino che copre più ceppi, e anche questo è destinato per tutti i pazienti fragili, per i pazienti oncologici, broncopatici, diabetici. E abbiamo la fortuna di avere a disposizione delle dosi che possono coprire tutte le esigenze dei nostri pazienti. Ecco, consiglio comunque a chi è in queste categorie anche questo sul pneumococco. Assolutamente sì, anche perché è un vaccino che va somministrato con un secondo richiamo, e una volta effettuato questo il paziente risulta ovviamente coperto per questo tipo di ceppi di batteri. Benissimo, allora questo per quanto riguarda le vaccinazioni. C'è il discorso, oggi lei ha letto questa decisione della Corte Costituzionale in cui ha praticamente deluso un po' le speranze del mondo Novax, eccetera, eccetera, in cui, vabbè, io non voglio entrare su questa polemica, perché ognuno poi alla fine rimarrebbe con le proprie idee. Io sono sempre delle evidenze, dell'idea che tu puoi dire quello che vuoi, ma come diceva quello, quando l'arbitro fischia è partita finita, si fa il conto, io ho fatto un gol, tu due, hai vinto tu. Oppure tu ne hai fatto uno, io due ho vinto io. Ma forse è troppo semplicista. Però mi diceva, c'è il problema, il signor Rossi o il signor Gianni che fa la vaccinazione anti-influenzale, quando potrà fare anche, non può andare subito a fare anche la quarta dose, terza dose, o quello che sia Covid? Abbiamo ricevuto la normativa per cui si può somministrare in contemporanea sia il vaccino antinfluenzale che il vaccino anti-Covid. Ovviamente questo è possibile solo o presso l'hub vaccinale oppure presso i medici di famiglia, che contestualmente possono somministrare entrambi. Io in questo momento ho aderito alla campagna anti-influenzale e mi sono concentrato su questo. Io parlavo in generale, non mi riferivo a lei. In realtà si può tranquillamente anche pensare di programmare, se non è possibile farlo contestualmente, anche la vaccinazione del Covid a distanza di 2 settimane dalla vaccinazione antinfluenzale. Cosa diversa invece per la vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica, che possiamo invece somministrare contemporaneamente, perché la maggior parte dei medici di famiglia... Ho capito, sempre dalla sua esperienza diretta, i positivi, come siamo a positivi quelli di cui lei ha riscontri diretti? I numeri sono, diciamo, mantengono sempre un trend per cui riscontriamo pazienti positivi quotidianamente. Per fortuna abbiamo imparato a individuare precocemente il virus, a trattarlo già nelle prime fasi, e nella maggior parte dei casi è un'infezione che si risolve in breve tempo con una terapia appunto mirata, che prevede una terapia antinfiammatoria, una terapia mucolitica. E quindi, nonostante i numeri siano comunque con questo trend di mantenimento, l'infezione non ci spaventa più come qualche anno fa. Bene, e questo era. Allora, ritorniamo ora al discorso generale. Il medico di famiglia, che, ripeto, è quello che ha il polso per primo, è quello che ogni tanto cambia i governi, ma alla fine si dice sempre: tu medico di famiglia dovresti essere una specie di mago che sai tutto, no? Che oltre a sapere tutto dovresti sapere smistare, mandare questo lì, dovresti essere una specie di fanteria d'arresto, di contenimento e tutto. Ma in realtà con la popolazione, che sicuramente non diventa più giovane, questo trend, per usare questo vocabolo, comporta differenze anche sul vostro lavoro. In realtà l'approccio al paziente cronico si è evoluto negli anni, e per fortuna negli anni sono anche migliorate le terapie, i protocolli, per cui abbiamo possibilità di trattare ad esempio i pazienti diabetici con dei farmaci nuovi, i pazienti broncopatici con degli inalatori differenti. Quindi la popolazione è sempre più vecchia, ma per fortuna le terapie sono sempre più nuove. Niente. Quindi possiamo, questo compensa in parte. Questo compensa, e ovviamente abbiamo gli strumenti per poter trattare pazienti di tutte le età e con patologie. E ora le faccio una domanda un poco particolare. Il medico di famiglia, come riesco invece ai suoi pazienti vicini a lei, giovani, le capita, chiaramente nel rispetto le capita di notare
più spesso di prima, meno spesso di prima, o di non notare segnali di uso e abuso di alcol o droghe nei giovani? E questo è un problema che affrontiamo quotidianamente. Cioè, mi rendo conto, dice, lei se ne accorge, dice, lo dico alla famiglia, lo dico, cioè, come è combinato? Le nuove generazioni hanno tanti stimoli in più, hanno tante possibilità in più e hanno anche accesso a tante cose che ovviamente in passato non circolavano. L'abuso di alcol purtroppo e l'abuso di droghe è una piaga. Ma le capitano lei come pazienti? Sì. Capita perché purtroppo sono cambiati, diciamo, gli stili di vita e quindi i ragazzini si avvicinano più a queste cose. Ma una curiosità, capitano genitori che portano i figli che hanno questo problema? O sono i ragazzi da soli o... Un medico di famiglia giovane ha il vantaggio di avere magari un rapporto un po' più colloquiale con i ragazzi, per quanto comunque anche ammettere una dipendenza, un problema di questo tipo è anche complicato, difficile, non tutti si rendono anche conto di essere già dipendenti da queste cose. Devo dire che i genitori sono ovviamente più attenti, hanno anche loro più strumenti per poter controllare i figli, la scuola ha un ruolo che ovviamente è che dovrebbe essere però migliore, maggiore. Il Covid ha cambiato anche il modo di gestire la didattica, quindi ci siamo un po' tutti allontanati e ora per fortuna siamo ritornati a vivere insieme. Quindi purtroppo sì, questo è un problema che affrontiamo e per cui ci sono anche degli strumenti. E all'interno di questo, curiosità personale, riscontro la differenza fra la parte maschile e la parte femminile? Io parlo della mia esperienza personale, non noto grandissime differenze. Cioè più o meno sono tante e tante. Sì, in realtà ci sono, soprattutto con l'abuso di alcol, che è la cosa anche più facilmente reperibile. Capita spesso di avere magari ragazzini che si incontrano e utilizzano il loro tempo anche per poter fare questo. Ovviamente il nostro compito è quello di anche allertare le famiglie qualora sia necessario, ma soprattutto renderli consapevoli che l'abuso di alcune sostanze, tra cui l'alcol in età così giovane, può avere degli effetti a lungo tempo che sono problematici se non devastanti. Devastanti. Benissimo. Andiamo a chiudere. Detto questo, abbiamo parlato dei vaccini, ho provato a entrare in questo complessissimo mondo del rapporto del medico e una popolazione che cambia nell'età, una popolazione in cui i giovani qualche volta sono più soli, spesso sono più soli, comunque hanno più notizie ma anche la possibilità di avvicinarsi a più cose in cui una volta era più difficile. Ma alla luce di tutto questo, l'esperienza di un giovane medico, tra l'altro molto convinto della sua professione, è molto bello, uno di quelli che proprio ci crede nel lavoro che fa. Il quadro che le si presenta davanti, a suo avviso, è moderatamente positivo o moderatamente negativo? Ci sono, questa professione è bellissima perché abbiamo la possibilità di confrontarci con realtà così diverse che non facciamo ogni giorno, è sempre un'attività diversa. L'augurio che facciamo, che ci facciamo, è che nonostante questo periodo ci abbia un po' cambiato, perché non saremo più quelli che eravamo fino al 2019, possiamo un attimo anche riprendere un po' sul valore della nostra esistenza, che non... Che male non fa. Con questo discorso, che ha una serie di discorsi di dietro che è facile intuire, detto la dottoressa Iole Campo, chiudiamo questa chiacchierata con lei, che come vedete periodicamente ogni 3-4